C'è un legame con la nostra regione. La qualificazione all'Europeo Juniores qua a Montesilvano. E fu un'esperienza particolare perché ci giocavamo qualcosa di importante contro una squadra molto importante come la Polonia, che era campione d'Europa, e fu davvero bello passare quei 3 giorni di qualificazione qua e ottenere un risultato importante per noi. Visto che è ospite di Fabio Di Camillo e della pallavolo abruzzese, a parte i famosi arrosticini di cui lei è ghiotto, lo sappiamo, qual è l'elemento che evoca un po' il rapporto con la nostra regione? Beh, intanto mi lega anche un periodo della mia gioventù pallavolistica, perché con Pescara, quando io giocavo a Ugento, a Squinzano, quindi ho frequentato abbastanza la regione per i campionati di A2 e di A1 che facevamo, quindi ci sono ricordi importanti. Per il resto è sempre una regione che comunque a qualche giocatore lo dà all'interno della nazionale, quindi ci sono dei giocatori abruzzesi. Quello che mi auguro sempre che, insomma, ci sia una spinta e quella voglia di fare sempre di più, insomma, di portare avanti, perché il territorio è sempre importante, e la presenza anche nostra e di chi può aiutare i territori, insomma, a mantenere un certo livello e ad avere l'entusiasmo è importante. La movimenza abruzzese mi sembra che in questo momento stia abbastanza bene per quel che riguarda la pallavolo, perché tra l'altro è una piccola regione, però con tante sfaccettature positive, soprattutto nel settore giovanile, sono delle iniziative. Poi d'altra parte credo che tutte le regioni da nord a sud stanno vivendo un momento particolare legato a questi bruttissimi 2 anni che abbiamo trascorso, però vedo che anche in Abruzzo c'è molto entusiasmo, c'è molta possibilità, c'è molta richiesta, richiesta di attività di pallavolo, e devo registrare che è una regione piccola, però molto ma molto attiva.